Ho visto che il video analisi della gara di Nusen, ovvero la prima gara di stagione, vi è piaciuto tantissimo. Infatti avete sommerso i commenti di richieste per fare un altro video del genere e quindi, avendo fatto lo scorso weekend la seconda gara di stagione alla Grand Combe in Francia, una gara di Coppa di Francia appunto, ho deciso di analizzare l'ultima run del sabato. Questa volta purtroppo non ho potuto registrare la manche di gara, ma ho registrato una run completa che ho fatto sabato. E la andiamo ad analizzare insieme, vi faccio vedere un po' com'è questa pista e quali possono essere i posti e i trucchi dove poter andare più forte e abbassare quindi il tempo finale. Ringrazio tutti i nuovi iscritti, ma come vedete da questi dati ci sono ancora un sacco di non iscritti al canale che guardano i miei video, quindi per favore se volete e se vi fa piacere supportare questo canale iscrivetevi, non vi costa niente, basta lasciare un click e per me è di grande importanza perché vuol dire che tutto questo lavoro che faccio insieme a le gare, gli allenamenti, ai lavori, eccetera, vi piace e questo mi ripaga tantissimo. Quindi lasciate un like, iscrivetevi al canale e dopo la sigla iniziamo a guardare questa run alla Gran Combe. Come ho fatto per l'altro video, vi lascio prima la run completa, senza parlare, senza analizzarla, così potete capire che tipo di pista è. E vi dico soltanto che è una pista dove tantissimi francesi vanno ad allenarsi. Il CT della Nazionale mi ha raccontato che è una pista dove fanno spesso i raduni ogni anno, i team vanno a fare dei test e molto vicino a questo posto, vicino alla Grand Combe, circa a metà Francia sulla costa, sopra Montpellier, ci sono due team Commensal molto importanti, quindi è una pista molto conosciuta dai francesi. Detto questo, guardiamo la run. Thank you.
Ok, partiamo subito. C'è questo signore francese, questo giudice che mi sta parlando e non so sinceramente cosa stava dicendo perché non parlo molto bene francese. Partiamo con questi 15 metri, 20 metri in piano dove bisogna già mettere giù due rapporti per iniziare il vero e proprio sentiero. Qua abbiamo un drop, non è tanto grosso, però molto carino. E qua abbiamo già la primissima insidia. Come vedete, nell'atterraggio c'è un grossissimo buco. Che però bisognava prendere perché interno si andrebbe troppo interni alla curva e esterni si saremmo troppo vicini all'albero e non c'era spazio per curvare. Quindi saltiamo giù. Io fortunatamente in gara ho fatto la linea un po' più corretta, ho saltato qua sul buco, nel buco. E questa è la prima insidia, ovvero la sponda si è consumata talmente tanto che sono usciti i tronchi che la sostengono da sotto. Quindi non è assolutamente una curva facile, bisogna stare al di sotto di questi tronchi. Ma soprattutto lasciare i freni il prima possibile e iniziare a pedalare per il lungo piano che abbiamo dopo. Quindi curva a sinistra, qualche pedalata e iniziano i doppietti, il primo, il secondo e il terzo. Questi tre sono molto importanti perché dopo le prime pedalate, dopo la prima curva, non si ha altro modo di generare velocità per questi metri. Quindi ogni atterraggio è cruciale farlo in maniera precisa per guadagnare più velocità possibile. Qua il BMX e il pump track aiutano tantissimo, ma anche, devo dire, il setup della bici, perché se è troppo morbida affonda troppo e non si ha spinta. Qua abbiamo una serie di tre doppietti divertentissimi, stile un po' supercross. Qui abbiamo veramente poco spazio per generare velocità nell'atterraggio, quindi ancora più di prima conta essere precisi e non atterrare né corti né lunghi. Dopo questi tre doppietti abbiamo un posto dove possiamo pedalare leggermente e abbiamo il primo salto che in realtà dal video sembra piccolo ma abbiamo misurato che sono circa 10-11 metri. E si va tanto in alto e quindi bisogna in qualche modo schiacciare questo salto per atterrare, vedete qua, in pochissimi metri, ci stava giusto giusto la bici, quindi anche questo è importantissimo. Perché? Perché dopo c'è questo lungo piano, iniziamo a pedalare. Curva e qua abbiamo un'altra insidia molto grande perché questo salto, a differenza del primo, è veramente corto, parliamo di 8-9 metri e come potete capire dopo un salto da 11 si ha veramente veramente tanta velocità. Come vedete qua ci sono già dei segni di scrub sulla destra, un po' stile motocross e bisogna schiacciarlo davvero tanto, un po' come ho fatto io. Mi è capitato il giro prima di questo di arrivare pedalando e atterrare esattamente qua nel piatto, circa 3-4 metri dopo il salto e non è stato piacevole per niente. Quindi salto importantissimo perché un po' bisogna frenare prima, leggermente, il meno possibile, e soprattutto scrabbare per atterrare anche questa volta in circa 1,5 metri, 2 di discesa e guadagnare velocità per il prossimo pianetto. Qui pedalare era davvero dura per via delle sconnessioni del terreno. Piccolo doppio e qua inizia la pista vera e propria. Abbiamo un doppio in entrata. E poi questa leggera pietraia un po' sconnessa verso sinistra e non era facilissima, ma per fortuna c'è stata poca pioggia durante il weekend, qualche goccia l'ha fatta un po' tutti i giorni, però si aveva abbastanza grip. E qui la linea era semplicemente questa qua interna, perché se si andava a destra di questo ceppo si finiva troppo bassi e bisognava un po' ritornare su, diciamo. Quindi passando qua interna più o meno dove passo io, la linea era quella giusta. Passiamo sopra questa pietra che un po' faceva paura, ma in realtà teneva. Curva destra in sponda e pietraia tutta dritta, fino praticamente a questa persona qua. È un susseguirsi di rocce molto dritte. La più pericolosa per i cerchi è questa qua, sotto la mia ruota davanti, quindi si cercava di atterrare leggermente dopo. Passato questo, sinceramente era abbastanza semplice. Si andava poi in questa destra, che ci metteva in questo piccolo drop. E ci portava nella seconda parte di pietraia che invece era un po' più complicata. Complicata perché bisognava, secondo me, questa è la mia linea, allargarsi leggermente dove sto passando io e toccare questa pietra qua. Ho visto dei video con un anticipo qua sopra, ma era veramente pericoloso perché si doveva poi atterrare a cavallo di queste pietre. Oppure si poteva passare interno, però la velocità interna non era altissima, si toccava con i pedali, c'era il rischio di toccare il cambio e poi si arrivava chiusi a questa semicurva a sinistra. Questa curva non era semplice perché ci sono due pietre più questo drop che ci, diciamo, scombussolavano un po' il ritmo ed era molto importante dopo questa qua non frenare e guadagnare più velocità possibile per il prossimo tratto. L'albero qua vi assicuro che era molto molto vicino.
In questa destra c'era questa pietra abbastanza pericolosa, ma bisognava farla full gas, quindi senza frenare, entrare pieni in questo buco, che per fortuna il giorno dopo hanno coperto, e tirarla un po' su per fare questo doppio del sentiero, di un altro sentiero. Arriviamo poi a questo tratto parecchio difficile perché non c'era niente di difficile, ma tutte le curve erano sfondate e come potete capire c'era parecchio smosso e polvere, e soprattutto questa sinistra era molto bucata. E soprattutto questa era la più importante perché dopo c'erano due doppi dove non si riusciva a pedalare più di tanto. Quindi sinistra fatta il più forte possibile e poi doppio, curva destra e altro doppio. Qui invece diciamo che è un salto in curva sinistra più salto in curva destra, possiamo chiamarlo anche come un shark fin, quello in uscita. Ed è stato molto complicato farlo full gas perché qua si ha parecchio polvere e pietroline. E quindi le ruote scivolavano verso l'esterno e bisognava assolutamente non frenare per il pezzo dopo. Mi è capitato nella prima delle due manche della domenica di scivolare qua, ma siccome non volevo frenare, sono andato a saltare esattamente in questo punto qua, atterrando molto vicino all'albero e prendendo la rampa del panettone dopo tutta a sinistra. È stato un bel rischio, però secondo me ne è valsa la pena perché alla fine non ho frenato. La seconda mancia è stata invece un po' più conservativa, in quanto sono stato un po' più all'interno, ma probabilmente ci sono arrivato leggermente più piano, ma ho comunque portato via parecchia velocità da questo panettone. Step up, e poi qua abbiamo un doppio a sinistra, ma la linea più veloce sarebbe qua a destra. Come vedete, passo di qua, faccio un manual, spingo con le gambe e mi allargo per questa curva a sinistra con un doppio che mi mette in questa destra. Questa destra, come vedete, c'è tanta polvere. Due buchi, uno qua e uno qua, e abbiamo iniziato tutti a farla leggermente interna. Il problema è che facendola leggermente interna si usciva veramente in questo pianetto. La teoria vuole che le curve si fanno in maniera opposta, però non tutte le curve si possono fare in maniera teorica. E come vedete qua, questa curva piena di sabbia si poteva soltanto interpretare in questo modo. Se fossimo entrati in questi buchi qua, la nostra ruota si sarebbe chiusa, avremmo perso l'anteriore o addirittura ci saremmo quasi bloccati in questa polvere. Quindi facciamola scorrere il più possibile e andiamo avanti in questa sezione molto pianeggiante. Quindi questa appena fatta è una delle curve molto cruciali per il tempo perché poi abbiamo un pezzo rettilineo. In manche, nella seconda manche, mi sento di non averle fatta troppo bene perché ero leggermente stanco e iniziavo a patire un po' di sprint che abbiamo fatto nella prima parte di pista, come avrete visto, e quindi non sono uscito fortissimo da questa curva. Ergo, ho dovuto pedalare ancora di più in questo pianetto per poi arrivare di nuovo in un'altra sinistra molto simile che ci mette in questa piccola pietraia. Sono due curve molto molto importanti. Qua abbiamo un river gap che in realtà è crollato durante la manche di gara. Ve lo giuro, abbiamo avuto tre bandiere rosse, di cui una è stata a causa della caduta di questo river gap. Quindi in circa 40-50 minuti l'hanno dovuto ricostruire mentre noi eravamo in cima ad aspettare. E sinceramente una cosa così non mi era mai capitata in 15 anni di carriera agonistica praticamente. Comunque l'hanno ricostruito, sono stati super rapidi e niente, il salto era in realtà abbastanza semplice. E che ci porta in una parte di pista molto veloce con questi piccoli doppietti. Qua saltavamo verso sinistra, era praticamente un doppio, si atterrava su queste pietre qua per poi aprire bene la curva a sinistra. Se invece si atterrava prima o comunque qua a destra, si arrivava a fare una doppia curva per rimetterci dentro la sinistra laggiù in fondo. E quindi era meglio passare di qua dove sto passando io adesso. Sinistra, destra, molto divertenti. Abbiamo una pietraia. Comunque un pezzo tecnico molto veloce dove il cervello deve ragionare molto in fretta perché abbiamo intanto un cambio di luce dall'esterno a questo piccolo boschetto e poi una linea molto precisa da dover fare. Quindi entriamo a destra e ci spostiamo a sinistra vicino a quest'albero, come sto facendo io adesso, e andiamo a prendere il prima possibile la sponda destra perché ci rimette poi in un pianetto. Quindi sfruttiamo tutta questa destra in sponda per uscire più forti. Un'altra linea era quella di entrare sopra questo masso, rischiare leggermente i cerchi su queste pietre e poi tagliare qua interno. Il problema di questa linea, anche se veloce, era che in questa parte di pista eravamo molto più fermi e poi chiusi per la sezione dopo.
Come avrete visto dal video prima, è una pista abbastanza pianeggiante dove ci sono tanti punti cruciali in piano e quindi questa linea fatta esterna come la sto facendo io serviva proprio per fare più veloce il tratto dopo. Tratto dopo abbastanza semplice che finiva con questo step up e poi qua c'è una doppia linea molto diversa come potete vedere. Infatti dopo lo step up si poteva fare questo doppio fino qua all'interno e entrare in questa sponda e poi portarsi verso la prossima curva, oppure come sto facendo io adesso, non fare il secondo doppio, tagliare a sinistra e tagliare questa curva facendo un piccolo salto. In realtà il paletto era qua durante il girapiedi, l'hanno poi spostato di ancora mezzo metro, cosa che in realtà non mi è piaciuta molto perché in primis si riusciva comunque a fare questa linea che sto facendo e secondo la resa molto più semplice e adatta a tutti, anzi qua si poteva quasi copiare la linea. Comunque, andiamo qua, curva che si è sfondata, i tronchi come vedete uscivano fuori dalla terra e questa è una piccola pietraia. In questo video, in questa run diciamo che ho fatto il sabato, non l'ho fatto veramente forte e infatti questa run l'ho analizzata molto il sabato sera, prima della gara diciamo. E questo è un consiglio che vi do a tutti, fare almeno un video, una ripresa di una discesa pressoché intera, comunque spezzata soltanto in due parti e fatta veramente forte, così potrete capire dove ci sono delle parti dove possiamo tirare giù del tempo, cambiare linea e magari entrare, come in questo caso, entrare a gas pieno perché l'atterraggio è un po' più in là di dove sto atterrando io adesso. Quindi ho analizzato questo video sabato sera, visto che comunque c'era spazio per atterrare qua, diciamo che è una cosa che mi sono perso durante il girapiedi, ma che ho potuto vedere in questa run. Quindi qua atterro abbastanza subito, come potete vedere, però la domenica fortunatamente sono saltato a gas pieno. Questo mi ha fatto guadagnare diverso tempo. Andiamo poi in una parte abbastanza tecnica perché questa qua era tutta una contropendenza verso destra e andare fino là a sfondare ci faceva perdere troppo tempo perché si affondava in questa terra molle, quindi tagliare era la via più veloce. Anche qua, seconda cosa, il paletto era in questo punto qua durante le prove del sabato, la domenica non si sa come mai era a sinistra di queste pietre. Purtroppo l'abbiamo vista soltanto nelle due manche di gara, magari qualcun altro, qualche francese lo sapeva già, chi lo sa, e quindi hanno potuto tagliare. Io non l'ho fatto, ho continuato a mantenere la linea che abbiamo visto in questa giornata e nel girapiedi del venerdì. Linea molto importante per questo rettilineo dove non si frena più, doppietto a destra, doppio sulle pietre e doppio fino a questa terra. Qua abbiamo un rettilineo dove praticamente non si poteva pedalare se non giusto uno o due pedalate e questo road gap che era veramente veramente facile, ma dall'esterno è veramente grosso. Si atterra poi qua, anche questa è una linea che salutiamo intanto la fotografa qua a sinistra e la videomaker. Questa è un'altra linea che ho visto analizzando proprio questo video qua il sabato sera. Come vedete ci sono già delle linee che arrivano da sinistra e infatti poi ho potuto saltare in manche di gara dal road gap verso sinistra e prendere questa destra in maniera molto più ampia e da più largo. Questa è una cosa che vi ho già spiegato in diversi video e lo spiego sempre durante le mie lezioni. Infatti ho aperto un canale Telegram apposta per le mie lezioni private e di gruppo che faccio one to one oppure appunto di gruppo, ma nella realtà non in un video, e analizziamo quindi in un parco, in un sentiero diversi tratti che possono essere curve, salti, eccetera, e li andiamo a provare uno a uno. Vi faccio prima vedere io come dovreste farla e poi vi guardo uno a uno e vi analizzo. Vi spiego cosa c'è che non va, facendo uso comunque di video registrati col telefono. E sentendo i feedback dei miei corsisti, rimangono molto contenti del lavoro fatto, quindi se volete regalare un corso oppure volete farlo di persona, iscrivetevi al canale Telegram che lascio qua sotto in descrizione. Andiamo avanti, ho parlato di questo ingresso curva proprio perché questa è una curva molto importante. Si poteva fare sia a metà sia sopra, non c'era grossissima differenza, infatti da sotto si andava poi a sfociare in questa parte qua alta del sentiero e si iniziava a pedalare il prima possibile per questo doppio barra triplo. Secondo me non c'era tanta differenza se triplare o doppiare, l'importante era schiacciare e pompare le prime due gobbe, anzi le ultime due gobbe. Per poi arrivare a questa sinistra cruciale, dove nella seconda manche ho sbagliato velocità d'ingresso e quindi anche velocità di uscita, mentre invece nella prima manche l'avevo fatta leggermente meglio. Questa è un'altra linea che ho analizzato durante il sabato in questa run completa, infatti ho potuto fare questa curva
diciamo in maniera gara, e ho potuto notare come era importantissimo entrare leggermente più larghi, percorrere la linea centrale senza sbavature come invece ho fatto qua, e soprattutto non uscire qua a destra dove c'era la terramolla. Uscire qua ci garantiva più trazione subito e più scorrevolezza delle ruote sul terreno. Infatti, come vedete qua, sono uscito abbastanza fermo, non che in gara sia uscito molto più forte. Doppietti molto stancanti che ci portano a questi due step down e a questo panettone che sembra piccolo, ma in realtà erano anche questi 10-11 metri, con una rampa veramente corta che scalciava. Anche qui ho potuto notare un'altra linea grazie a questo video, quindi secondo me è uno dei consigli che potrete estrapolare di più da questo video se siete in un weekend di gara o se state girando, è filmare e guardare quello che avete filmato per guardarvi un po' intorno. Come vedete, ci sono delle linee qua a sinistra, infatti conveniva saltare leggermente più a sinistra per aprire la prossima curva, che è una curva molto piatta dove all'esterno era pieno di sabbia e si è fermata appunto questa curva leggermente all'interno sotto la linea principale sull'erba. Usciamo qua, come vedete in questa curva mi è scappato il davanti, ma tutto nella norma, diciamo. Ci porta poi a questa sinistra, doppietto in curva, e poi questo cambio di pendenza che ci porta in una destra, anche questa molto importante. Qui secondo me era facile entrare e uscire forte se conoscevamo la pista. Infatti è uno di quei passaggi che più ci giri e più capisci dov'è il limite di frenata. Mentre invece io, avendo fatto soltanto 5 giri prima delle due manche di gara, l'idea era più quella di rallentare leggermente l'entrata per fare poi la curva, diciamo da questo punto in poi in accelerazione, accelerazione che ci serviva infatti per poi il tratto in piano dopo. Quindi entro leggermente conservativo, spondo, pedalo, pompo, tiro su per questo doppio e poi andiamo nell'ultima parte di pista. Ci sono un paio di panettoni, questo è da fare qua, da atterrare qua a destra per allargarci il più possibile in questa curva. Da questo video appunto noto che ero leggermente troppo interno e non capivo come mai in quest'ultima parte di pista dove c'era appunto del sabbiolino mi scappasse sempre l'anteriore. Quindi poi in gara sono riuscito a saltare un po' più a destra e fare questa curva un po' più rotonda, diciamo che l'avrò percorsa più o meno in questo tratto qua. Curva che poi ci porta a un piccolo panettone, step down grosso finale. E poi il traguardo per fortuna era leggermente prima dell'arrivo, così nessuno si impegnava troppo sul salto, perché era veramente un salto grosso, erano circa 13 metri se non ricordo male, ma con una rampa troppo troppo corta, decisamente troppo corta. Niente, spero che vi sia piaciuto il video, il mio consiglio è rivedere di nuovo la run completa che ho messo all'inizio del video, e così potete analizzare tutto insieme gli errori che ho spiegato poi in questa seconda parte del video. Prima di concludere il video, vi dico un attimo com'è andata la mia gara. Vi ho raccontato già un po' tutti quegli errori. Di sicuro si poteva spingere di più nella seconda parte di pista, ma a causa bandiere rosse per cadute e per ricostruzione del river gap ero sinceramente un po' stanco. Stanchezza che deriva anche un po' dagli allenamenti che sto facendo in vista della stagione, dei grandi appuntamenti che ci saranno tra poco. Chiudo in 28ª posizione tra gli elite, terzo degli italiani. Comunque è stato un weekend molto molto positivo perché andare a girare ed essere abbastanza competitivo in una pista totalmente nuova non era assolutamente scontato. Detto questo, il video finisce qua e ci vediamo alla prossima. Yo!